Bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi per portarvi il mio primissimo vlog da quando ho deciso di aprire questo canale YouTube, quindi spero venga qualcosa di carino, insomma, di 2 giorni di gara, quindi sabato e domenica al centro ippico Il Cristallo, e farò entrambi i giorni la 110, quindi oggi sarà a tempo mentre domani a fasi consecutive. E niente, sono molto felice perché fuori c'è una giornata che è veramente stupenda e quindi a me piace un sacco fare i concorsi quando c'è fuori una giornata di sole come questa, bellissima, quindi sembra una giornata tipo di aprile. E niente, io avrò la gara verso le 4:30 del pomeriggio, però ho deciso di vestirmi già perché appunto vado su con una mia amica che lei avrà la gara verso le 3, sì, mi pare, del pomeriggio, e quindi tra poco partiamo e arriveremo lì tra un'oretta, mangeremo qualcosa, poi lei andrà subito a fare la ricognizione, io guarderò qualche gara dei bambini perché dalle 1:30-2 partono dalle gare più basse e arrivano fino alla 110, quindi io sono l'ultima della giornata, quindi top, fantastico, e basta, spero vada tutto bene e niente, noi ci vediamo più tardi, ciao! Surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.
Allora, come avrete potuto vedere, ho deciso di lasciarvi i due video delle gare prima di farvi questa mia considerazione personale su come sono andati questi due giorni di gara. Ovviamente domenica, quando sono tornata a casa, ero stanchissima perché la mia gara è stata sempre l'ultima della giornata, come quella di sabato, e poi non ero neanche tanto dell'umore giusto, quindi ho deciso di terminare questo vlog un giorno dopo. E quanto riguarda la giornata di sabato, che appunto ho fatto la 110 a tempo, ci tenevo a dire che sono veramente felicissima di come sia andata questa giornata, perché sentivo la cavalla che era veramente disponibile in tutto, era bellissima nei movimenti, nel salto, e era una cosa fantastica, insomma. Purtroppo non ho nessun video del campo prova, ma vi assicuro che ha saltato benissimo. E io, diciamo, sono anche abbastanza contenta di come ho montato. Ci sono ancora alcune imperfezioni che comunque cercherò di migliorare, però essendo il nostro secondo concorso insieme sono veramente felice. E mi ricordo che ci sono stati alcuni salti che non sono venuti proprio del tutto benissimo con le distanze giuste, però in generale sono veramente contenta. Mi ricordo che il numero 2 mi pare fosse venuto un po' vicino, perché ho deciso di fare di tagliare la curva, e quindi dato che era una categoria a tempo ho detto: ma sì, dai, proviamo a fare una girata un po' più stretta. E solo che invece di far scorrere la cavalla l'ho tenuta un po' troppo e quindi ha fatto una rimessa. Però poi il 3 è venuto bene, il 4 mi ricordo che era venuto leggermente vicino, però poi i galoppi, diciamo, erano giusti per arrivare alla gabbia, perché era una spezzata il 4 e 5 con una gabbia. Quindi sì, era il salto che temevo di più, perché non lo so se arrivavo un po' male dal numero 4 alla gabbia. Avevo paura di far su un casino, e quindi era il salto che temevo di più, però alla fine è quello che è venuto meglio di tutti, quindi fantastico. E poi dopo mi ricordo che il 6 è venuto leggermente vicino, perché ho allungato un po' nella curva per guadagnare un po' di tempo, diciamo, però ha fatto una rimessa leggermente davanti al salto. Poi il numero 7 è venuto bene e ho fatto una girata un po' più stretta per andare all'8, e poi c'era la spezzata per il 9. E quei due salti invece sono venuti molto bene, ha saltato veramente in generale bene, infatti io la sentivo anche abbastanza carica, insomma. Dopo la gara hanno fatto subito le premiazioni, perché appunto la mia categoria era l'ultima della giornata, e hanno premiato insieme la 90, la 100 e la 110. E noi siamo arrivate seconde, infatti qui con me ho la coppa con scritto Circolo Ippico del Cristallo, secondo classificato, eccola qui. E la coccarda non la trovo più, non so dove sia, è scomparsa, e mi dispiace molto perché aveva anche un bellissimo colore. Era tipo un azzurro celeste, fantastica, bellissima. Non so se me lo sarei mai aspettata il fatto di arrivare sul podio, perché il percorso non era uno dei più semplici, anzi era veramente complicato per alcuni versi, i salti erano pieni e infatti il mio istruttore aveva pensato di farmi fare una 115 la domenica, perché pensava che fosse un po' più semplice e fattibile, insomma, ma in realtà era tutt'altro, quindi abbiamo deciso di fare la domenica ancora una 110, che male non fa, anzi molto meglio. E ed ecco, insomma, quindi sono veramente felice di come sia andata questa giornata di sabato. E passando invece alla giornata di domenica, come avrete visto non è andata decisamente come mi sarei aspettata. Non so che cosa mi sia preso veramente quel giorno, ma ho montato malissimo, infatti sono molto delusa di questo, perché già dal campo prova non riuscivo a trovare bene la distanza, infatti facevo dei salti in cui veniva una distanza un po' lunga, alcuni salti dove era corta, quindi una cosa un po' che variava e non era mai costante. E infatti stavo facendo l'ultimo salto
prima di andare in campo gara perché mi avevano già chiamata e ero alla porta. E praticamente questa ragazza mi taglia la strada e la cavalla si infastidisce leggermente, ma io decido di andare lo stesso sul salto perché poi sarei dovuto andare subito in campo e non so per quale motivo non riuscivo a vedere la distanza e quindi sono arrivata un po' lunga e la cavalla ha deciso di fermarsi, quindi io giù come un sacco di patate per terra perché appunto non me lo aspettavo. E quindi poi abbiamo rifatto il salto e l'ha fatto bene. Sono andata poi in campo gara, e però avevo la testa ancora su quello che era successo nel campo prova, cosa che veramente non bisogna fare assolutamente, no, infatti ho sbagliato. E ho iniziato bene nell'1, poi il 2 già da lì la cavalla si ferma perché arriva con una distanza leggermente un po' più lunga e lei decide di fermarsi e io sono rimasta su. Poi lo rifaccio nuovamente e lo salta, mentre il 3 decide di fermarsi nuovamente e io giù di nuovo. E questo perché appunto ho montato veramente malissimo e le ho creato confusione, perché nel campo prova ho fatto delle distanze che non erano costanti, nel senso ho fatto delle distanze lunghe, corte, di nuovo normali, lunghe poi corte, creando le confusione, e quindi per questo poi si è verificato tutto il casino che è successo. E niente, questa esperienza mi ha veramente insegnato tantissimo, soprattutto quanto sia importante montare bene in campo prova, perché appunto io domenica ho montato veramente malissimo, infatti poi la gara è andata altrettanto male, mentre sabato ho montato molto bene in campo prova e le distanze erano tutte corrette e giuste, infatti poi la gara è venuta molto bene. E anche e soprattutto ho capito che è giusto fidarsi però fino a un certo punto, perché comunque loro sono pur sempre animali e quindi a volte può capitare che anche queste cose succedano anche ai cavalli più fantastici e più perfetti del mondo. Quindi è bene sì fidarsi, però fino a un certo punto. E quindi questo mi è servito molto da lezione, insomma. E niente, questo video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. E lasciatemi giù nei commenti se voi siete mai stati a fare un concorso al cristallo. E io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!